So che le pagelle sono già uscite, anzi molti di voi sono già impegnati con gli esami, o li hanno fatti o li devono fare, ma volete mettere un succulentissimo in segreto con i segreti delle persone che parlano delle loro pagelle? Respirate con me. Lo sentite l'odore dell'FDM? Benvenuti in un nuovo video, ovviamente in segreto, che mancava da un po' perché ho dovuto fare altri video, ma eccomi qui, ci sarà sempre, ogni settimana ci sarà un in segreto, quindi se volete altri video del genere mi raccomando controllate di essere iscritti al mio canale, perché alcuni non lo sono, che cosa, cioè assurda, scherzo ovviamente, comunque iscrivetevi al canale per essere sempre aggiornati anche con la campanella attivata, quella maledetta campanella che mi ricorda la campanella di scuola. Parliamo di pagelle, ma quella campanella servirà. Non so se avete visto Instagram, le mie storie, penso che rientrino ancora nelle 24 ore, quindi ancora ci sono, lì c'è una cosa che dovete vedere se volete partecipare. Like per gli in segreto, mi raccomando, e iniziamo. Donna di 14 anni, evviva, domani ci consegnano le pagelle. Sono fregata. Ah, ecco, dicevo, io era troppo impossibile che fosse contenta. No, ma dai, non sei fregata, insomma. Oddio, ricordo ancora l'ansia dei quadri, delle pagelle. Oddio. Io dico, la mente umana è programmata per dimenticare i traumi. Perché ce l'ho ancora in testa? Donna di 15 anni. Non so voi, ma da me le pagelle le mettono il 9 giugno e quindi non ho neanche il tempo di festeggiare la fine della scuola, perché quando mio padre vedrà la pagella finirò in coma e addirittura, ma io ho preparato un piano. L'8 giugno, dopo le 2 di pomeriggio, mio nonno verrà a prendermi e andrò a stare un mese insieme ai miei nonni a Milano. Ah, dimenticavo di dire che mia madre mi ha aiutato a programmare tutto. Un piano perfetto, il 9 le pagelle, l'8 sono già sparita del nulla, ancora prima di sapere. Come si dice, meglio prevenire che curare. Donna di 14 anni. Quando avevo 12 anni andai al colloquio per le pagelle con mia madre. Alla fine del colloquio disse alla mia professoressa che ero diventata signorina. Ma perché lo va? Diventai rossa come un peperone per la vergogna. Fortunatamente quella prof non viene, ha cambiato scuola. Cosa frega alla prof se ho il ciclo o no? Se vuole le dico anche quante volte cambio l'assorbente in un giorno, eh? Mi piace quando alla fine leggo. Comunque sì, non so perché, forse quando entrano in confidenza fra donne, le mamme, le nonne, le zie, non so, e tendono a raccontare cose, o forse l'ha fatto, no? Per spiegarle che magari è un periodo particolare, no? Perché comunque c'è un cambiamento, e quindi, che è vero, cioè quando diventiamo, cioè quando ci arriva il ciclo per la prima volta, dal punto di vista ormonale, cambia un sacco, ragazzi, magari non ce ne accorgiamo lì per lì, ma cambiano tante cose, anche il modo in cui ci concentriamo, tante cose, e quindi magari lei voleva, cioè, pararti un po', dicendo, no, se c'è qualcosa che non va è perché è diventata signorina, no, è un periodo un po' di cambiamenti, potresti utilizzarlo random come scusa, no, anche a 26 anni, ciao, no, scusami, ciao, sono diventata signorina, sono un po' deconcentrata. Donna di 14 anni, poco fa sono andata a ritirare le pagelle, appena il preside consegna la lettera per il debito, per lo spavento mi scappa una scureggia da far paura, mi poteva mancare, non immaginate la faccia di mio padre e quella del preside che è FDM, ehi, esiste un problemino che si chiama aerofagia, quindi evitate di darmi i debiti se non volete un'orchestra di tamburi. Donna di 17 anni, ieri andavo a vedere i quadri delle pagelle, ma mette ansia, un mio amico di classe ha scoperto che su due debiti che rischiava non ne ha preso nemmeno uno. Wow, tanto dalla gioia si è messo ad urlare ed è svenuto, non potete capire la paura. Cioè no ragazzi, questo è peggio di quando ho preso 6 per la prima volta in matematica dopo 4 anni. Ma si è mozzato che proprio non se l'aspettava. Donna di 14 anni, quando papà è tornato a casa dalla consegna delle pagelle mi sono messa a piangere guardando la pagella. Per carità, avevo tutti 8 e 9, ma un 6 in arte. Mia mamma si è messa a ridere. Tua mamma ha capito tutto. Sono la prima a sostenere chi vuole impegnarsi, chi dice voglio dare il meglio e se do il meglio voglio il massimo, ok? Però cavolo, cioè se sono tutti 8 e 9 non puoi piangere per un 6, va bene? Cioè cercate di non fare... perché le cose poi, io non dico a scuola, ma nella vita dovete essere preparati che le cose non vanno sempre come ci si aspetta. Quindi il 6 evidentemente è stato meritato. Certo non penso che meritavi un 9 e ti ha dato 6, ecco, magari da un 7 a un 6, cioè, ma ci sono altre cose per cui piangere. Non fate come quelli del GF che quando esce un tizio magari la finale è la settimana dopo. Oh mio Dio, come farò una settimana senza di te? Vi prego, no, vi prego. Donna di 16 anni, ieri ci hanno consegnato le pagelle. Ho avuto tutti i voti alti, vediamo, questa è un'altra, 8 e 9. Mio papà l'ha guardata e il suo commento è stato: ma un 10 non lo prendi mai, no, prova a stare meno tempo sul telefono e studia di più.
Ci sono rimasta malissimo. Perfetta non lo sono, ma credevo di aver fatto bene. Tu hai fatto non bene, benissimo. Ma vi giuro, mi è venuta una tenerezza perché quando lei dice "ma credevo di aver fatto bene", allora io lo capisco, no? Quando uno tenta di dare tutto e poi dalle persone che più importano per te, quindi i tuoi genitori in quel momento, cioè sempre, e arriva un segnale, insomma, che non è proprio come si aspettavano, comunque non arriva un complimento. Allora, quello non è perché, ricordatelo sempre, cioè ve lo dico proprio per certo, i genitori a volte assumono dei comportamenti diversi. C'è chi loda, straloda il proprio figlio, manco fosse, non so, il figlio di una qualsiasi divinità, anche se non fa un cacchio dalla mattina alla sera, e poi c'è chi invece tende un po', tra virgolette, a buttare giù il proprio figlio per spronarlo a dare di più. Quindi questo prendilo come uno sprono, perché tuo padre lo sa benissimo, e lo dico anche a tutti quelli che si trovano magari in una situazione del genere, lo sa benissimo che ti sei impegnata e che i voti sono eccellenti, e sono certa che con le altre persone, in tua assenza, una mail, se ne vanta anche, però con te vuole fare la parte del duro per spronarti a dare ancora di più. Però voglio dire, non so se ci sono, cioè io so che mi seguono un po' tutte le fasce d'età, lo vedo dal mio analytics. Se ci sono persone magari che hanno figli adolescenti o che comunque, ecco, mi seguono, vi prego, non adottate questa tecnica, ve lo dico perché per molti non funziona. All'inizio i miei genitori facevano così anche con me, poi però io la prendevo come una cosa di ansia, ecco, è arrivato anche Axel, come qualcosa che mi metteva ansia e quindi facevo peggio, non meglio. Quindi magari non super idolatrare i vostri figli, però comunque fargli capire che hanno fatto molto bene, perché quando mi dicevano che avevo fatto bene era quello che mi spronava a dare di più, non il contrario. Donna di 15 anni, dato che inviano le pagelle sulla posta elettronica, un giorno mi misi a modificarle con dei voti eccellenti. Creai così una posta elettronica con il nome della mia scuola e le inviai ai miei le pagelle. Ancora oggi i miei genitori sono molto contenti dei miei voti. Ok, creare una mail magari su Gmail col nome della scuola, che ne so, Leonardo da Vinci @gmail.com, ma è possibile che i tuoi genitori non capiscano? Cioè io penso che le istituzioni alle scuole abbiano una PEC, quindi una posta elettronica, un indirizzo di posta elettronica certificato con tutto il marchio gigante che è una PEC, quindi @PEC, insomma. Però evidentemente non ci hanno fatto caso, sei un genio del male. Uomo di 19 anni, quando avevo 16 anni accompagnai mia zia a scuola dalle mie cugine più piccole per la consegna delle pagelle. C'era un bimbo di 7 anni che giocava a Pokémon Rosso Fuoco al Game Boy e lo avevo anch'io. Gli chiese di farmi guardare i suoi box e scoprì che aveva catturato un Pokémon Shiny, la cui probabilità di uscire è una su qualche miliardo, e lo convinsi che era un Pokémon di nessun valore, ma che io cercavo da un po'. Era un Dewgong giallo, ragazzi, non conosco tutti i nomi dei Pokémon, scusatemi, e me lo dette per un Rattata. Mi sento una M ora. Fai bene a sentirti così, però ti capisco. Perché? Allora, vi racconto sta cosa velocemente. Quando ero alle elementari facevo la collezione di figurine, non mi ricordo di che cosa perché ne ho fatte diverse. Comunque, stavo per terminare il mio album di figurine, mi mancava soltanto una cavolo di figurina che era per me introvabile. Mentre eravamo tipo aspettando i nostri genitori, insomma, alle elementari, c'era un tizio, un ragazzino che aveva appunto i doppioni, e io mentre lui guardava i miei doppioni e io guardavo i suoi, praticamente lui si rende conto che gli mancava una figurina e io mi rendo conto che lui aveva la figurina che io cercavo tipo da mesi. Allora, siccome era un tipo un po', diciamo, STRO, NZO, decisi di non fargli capire, guardate già il disagio delle elementari, che mi serviva quella figurina, perché altrimenti lui non me l'avrebbe mai data. Allora, quando lui trovò qualcosa che gli mancava, io dissi, non lo so, tu che cosa puoi darmi? Feci la sostenuta, feci finta di guardare i suoi doppioni quando già sapevo quello che volevo. Questa qui, ok, questa mi manca. E lui, non lo so, vabbè, allora non si fa niente. Ho cercato di bluffare e lui disse, no, va bene, ok, io ti do questa e tu mi dai questa. Ok, quando lui me la diede e io la misi in tasca, presi tutti i doppioni e gli dissi, tieni, te li puoi tenere anche tutti, tanto io ho l'ultima figurina dell'album, bitch! Uomo di 18 anni, in terza media, durante la ricreazione, prima che la preside ci consegnasse le pagelle, io e un mio amico abbiamo riempito di colla la cattedra dove erano riposte le pagelle e dopo l'abbiamo fatta bruciare. Quando entrò la preside nel suo ufficio, io, per non farmi scoprire,
Le tirai l'estintore in testa. Sì, certo, e poi sei uscito dalla finestra con un salto mortale, rotolando sul prato e nascondendoti dietro un cespuglio. Ok, ragazzi, penso di aver letto abbastanza a disagio. Non dimenticate di lasciare un like per gli in segreto. E soprattutto, queste sono le persone che ho deciso di far apparire nel video. Per apparire nel video, condividete il video e dopo averlo condiviso, scrivetemi nei commenti che lo avete fatto, che lo avete condiviso insieme ad altro, se volete. E io sceglierò casualmente chi far apparire alla fine del prossimo video. Iscrivetevi per altri video super disagiati, attivate la campanella e noi ci vediamo al prossimo video, sempre qui su questo disagiatissimo canale. Vi ricordo le stories su Instagram per tentare di partecipare a un video molto molto carino. Here we go.